primo cinema in Italia ad avere la versione originale, a fare la prenotazione telefonica, a non fare l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. All'epoca era l'89, una rivoluzione. Giorgetto Ranucci ha gestito per quasi 30 anni il cinema Al Casar di Trastevere e ora al suo posto c'è un locale dove si mangia e si balla. Le ragioni del commercialista hanno prevalso sulle ragioni del cuore. L'Al Casar è solo uno degli 857 cinema chiusi in un decennio in tutta Italia. A Roma sono 40 le sale chiuse negli ultimi anni. L'ultimo è il Fiamma, a due passi da Via Veneto e dove si tenne la prima della Dolce Vita. A salvare alcuni luoghi come il Cinema Palazzo a San Lorenzo, solo una cittadinanza resistente e attiva, che per ora ha impedito venga trasformato in una sala da gioco, come è successo ad altri cinema. Quasi tutte le monosale qui a Roma e nel Lazio sono andate molto in difficoltà. Nel 2000 arrivarono i primi multiplex e una monosala già andò in difficoltà per questo motivo. Affitti alti e tassazioni alti da parte sempre delle istituzioni poi portano un'economia proprio del cinema in passivo, quindi è difficile poter andare avanti. Dal centro alla periferia la situazione non cambia, come mostra questa mappa di tutti i cinema chiusi. Sulle periferie bisogna intervenire sul serio, bisogna dare delle agevolazioni. Non può bastare neanche l'intervento della legge di Stato, deve intervenire sia la Regione, che in questo momento lo sta facendo, che il Comune, perché le periferie devono essere sostenute, perché quei luoghi rimangono un centro di aggregazione importante. Ma i cinema non sono i soli luoghi culturali a soffrire. 880 librerie in tutta Italia, in Francia sono 12.000, a Roma hanno chiuso 40 librerie in 5 anni. Odradek è una delle librerie italiane che resiste a questo triste trend e che è riuscita a salvarsi grazie ad un crowdfunding sostenuto dai suoi clienti. Solo supermercati, bar, pizzerie, qualità bassissima, scadente, non c'è rimasto più niente. Ormai questa è una città che produce soltanto colesterolo, è una città che si è involgarita.